Iscriviti al canale per un divertimento senza fine. Arriva le Fairies per aiutare le mermaid. Dobbiamo salvare il mondo sottomarino. Ci riusciremo con le perle speciali. Tentaclus no, non ci potrà fermare. Inizia l'avventura. L'ultima missione, il mare zaffiro. Abbiamo già trovato 4 delle 5 perle originarie. Manca solo la perla zaffiro per ricreare le perle della luce e dell'oscurità e risvegliare le Shellys. Ed è proprio in questo mare. Io chiamo le Bloopies. Ciao, venite, ne manca solo una. Sì! Perfetto, arriviamo! Bloopies, brave, siete arrivate subito. Ma certo, noi adoriamo l'avventura. Voi ci avete aiutato a trovare le 4 perle ed ora ci manca l'ultima, quella del mare zaffiro. E qual è il piano? Come prima cosa, dobbiamo andare... Ehi, hey, Lovely, stai attenta! Avete mai visto una pianta così strana? Lovely, dobbiamo prepararci, forza, noi... Ho capito, ma questa pianta è così... Questa volta perderete, perché ho sentito tutto il vostro piano! Oh no! Attenzione! E ora troverò la perla! E così sarà mia, soltanto mia! Se la trovasse per primo, sarebbe un completo disastro! Fermo lì, Tentaclus! Tranquillo, Atti! Ragazze, va tutto bene? Sì, certo! Ma gli amichetti del mare sono spaventati! Ciara, ci puoi aiutare a portarli in un luogo sicuro? Certo! Penserò io a voi! Venite con me, forza! Troverò la perla prima che la troviate voi! Qui? Sì, questo mi sembra un posto sicuro. Rimanete qua e non fate alcun rumore, ok? Sbrigati, Ciara, non abbiamo tempo da perdere. Se non troviamo la perla zaffiro prima di Tentaclus, non saremo più in grado di creare le perle della luce e dell'oscurità e svegliare le Shellys. Ma dove potrebbe essere? Deve essere in un luogo nascosto, perché non abbiamo visto lo scintillio blu. Vai a cercarla. Noi rimarremo a proteggere le perle e a cercare di impedire a Tentaclus di distruggere tutto. Andiamo! Perlina! Andiamo, piccolino! Tentaclus ti vuole bene! Dove ti nascondi? No, è troppo scuro. Sono stanco di cercarla. Ciao! No, aspettate! Vi ho detto che non avreste trovato nulla qui! Ho già restituito tutte le cose che avevo preso senza permesso! Non esistete! Aspettate un attimo! Cosa sono? Un paio di occhiali, una stella marina. C'è un rossetto qui e anche un diamante. Zarbas! Oh, non so come quelle cose siano finite là dentro. Deve essere mia! Dove sarà finita? Non riesco a immaginare dove possa essere. Ho già controllato ovunque. La piazza, il canyon. Il giardino delle alghe. La scogliera. Il burrone! Il covo di Zarbas! Il vulcano! Tentaclus sta distruggendo tutto! Lui pensa solo a se stesso e si comporta molto male! Ciao, bello! Che cosa mi vuoi raccontare? Oh, oh no! Diana, che cosa ha detto? Tentaclus ha già capito che la perla potrebbe essere nel vulcano! Andiamo, dobbiamo muoverci! Che è successo? Abbiamo provato a fermare Tentaclus, ma non ci riusciamo. Siamo stremate. E dov'è finito? Ha scalato il vulcano. Sta cercando disperatamente la perla. Oh no! Guarda, ha già capito dove sono i nostri amichetti. Li dobbiamo aiutare. Muoviamoci! Questo è l'unico posto dove non ho ancora cercato. Deve essere qui. Su, venite fuori! Che cosa stai facendo qui? Vieni fuori! Dov'è la perla? Dove l'avete nascosta? Incredibile! Non è nemmeno qui! Diana, ora aiutatemi, pesciolini! No, levatevi di torno! Lasciatemi in pace! Atti, stai tranquillo, siamo insieme ora! Ah, aspetta, l'inchiostro che hai rilasciato è molto... blu! Ah, la stavate nascondendo voi! Siete stati bravissimi! È nostra! La stavano proteggendo loro! Cosa? Deve essere mia! Ce l'ho! Vieni qui! Sweetie! Ecco, tieni! La perla è mia! Aspetta! Dobbiamo riunire tutte le perle! D'aiuto!
l'abbiamo fatta! Abbiamo trovato tutte le perle! Non mi scapperete! Salvare il mondo sottomarino, ci riusciremo con le perle speciali. Tentaclus no, non ci potrà fermare. Inizia l'avventura! Manca solo la perla zaffiro. Troverò la perla prima che la troviate voi. Ecco, tieni! È nostra! Cosa? Deve essere mia! Muoviti, Aurora! Il risveglio delle Shellys. Alla fine ce l'abbiamo fatta! Abbiamo trovato tutte le perle! Non mi scapperete! Vattene via, Tentaclus! La perla zaffiro non è tua! Certo, come no! Adesso vedrai! Bene! Questa volta ho vinto io! Le 5 perle sono tutte mie e nessuno mi batterà! Io sono super forte! Che sta succedendo? Non volevi le perle? Eccole! Le perle? No! Le perle sono scomparse. Io ritornerò! Bene, e anche Tentaclus. Adesso dobbiamo aspettare. Aspettare che cosa? Ma che cos'è? Guardate, laggiù sta succedendo qualcosa. Ma sono bellissime! E ora che sono insieme, il nostro mondo tornerà alla normalità. E le Shellys si sveglieranno. Sì, andiamo! Voglio salutare Coraglia. Ma, ecco, quindi, cos'è successo al resto delle perle? Come faccio a fermarmi? Non preoccuparti. Tutte le perle sono ritornate al mare a cui appartengono. E ora rimarranno lì. Di nuovo a terra? Oh, per fortuna sono duro come l'acciaio. Non è così facile battermi. È il momento di... della mia vendetta! Buongiorno a tutte. Cosa? No, ma che succede? Sono orrenda! Per quanto tempo ho dormito? Siete sveglie! Sì! Aurora! Coraglia! Che cosa è successo? Lasciate che vi presenti ad Aurora. Lei ci protegge da sempre. Loro sono Brigi, Sally, Dolly, Lissi. E quelle laggiù sono Nika e Daphne. E quella che balla è Emily. Finalmente ci siamo incontrate. E anche loro vi proteggeranno. Sono Claudette, Scarlett, Margot, Christine, Tatiana, Valeria e Diana. Noi siamo le Fairies. Fairies? Che belle! Ma per quanto tempo abbiamo dormito? Credo talmente tanto che mi sarò persa non so quante prove di balletto. Tranquilla, Emily, Aurora ti spiegherà tutto. L'equilibrio nel mondo se n'era andato e siete cadute in un sonno profondo. Abbiamo vissuto mille avventure per potervi svegliare. E grazie alle Fairies i nostri poteri sono cresciuti. Guardate! Tornado marino! Wow! Mi piace tantissimo! Le perle! Non appena si distrarranno, le prenderò! Siamo state in tutti i mari per cercare le perle originarie, mentre Tentaclus ci dava la caccia! Chi è Tentaclus? Un polpo superpotente che ci ha inseguite fino alla fine del mondo! Un polpo malvagio e sciocco! I nostri amici del mare Zarpas sono stati molto coraggiosi, ci hanno aiutato tanto! Beh, voi mi conoscete bene. Sono super coraggioso. Ma cos'era? E con l'aiuto di tutti siamo riusciti a ricreare le perle della luce e dell'oscurità. E ora sono al sicuro. Certo, per ora. Da questo momento la nostra missione sarà proteggerle. Mi dovete promettere che vi prenderete cura di loro. Parola di Shellys! Ancora un'ultima cosa. Dato che a noi servirà il vostro aiuto e Tentaclus è ancora in giro, vi vogliamo dare un po' della nostra magia per rendervi più forti. Sì, mi sento più forte! Grazie mille, Fairies! Dobbiamo già andare! Ci vediamo domani! Ciao! Ciao! Dobbiamo festeggiare, Bloopies!
Vado a rimettere le perle nel vulcano. Grazie per proteggerci sempre, Aurora. Ora che siete insieme, manterremo in equilibrio il nostro mondo. Con le perle della luce e dell'oscurità, finalmente sarò io il più potente polpo di tutto l'oceano! Chi è lo sciocco adesso, eh? Oh no! Non riesco a vedere nulla! Ti ho presa! Mi serve anche l'altra! Non può essere lontana! Ormai è mia! Chi va? Peris? Questa volta non mi prenderete! Presto sarete mie! Ritornerò! Per ora ne basta una, ma non finisce qui! Sottomarino, ci riusciremo con le perle speciali. Tentaclus no, non ci potrà fermare. Bloopies, inizia l'avventura! Bloopies. Molto tempo fa, la perla dell'oscurità aveva rubato tutta l'energia, la luce e la felicità del mondo. Ma poi se ne impossessò il malvagio Zarpas, che con esso attaccò Coralia, la nostra regina Shelly. Ma tutte le Shellys, con l'aiuto delle nostre amiche Bloopies, lo combatterono e dalla loro unione, amicizia e coraggio nacque la perla della luce, la perla che garantisce vita e felicità al mondo delle Shellys. Il nostro mondo tornò alla normalità anche grazie a Zarpas. Fu allora che capì che era meglio essere buono e avere tanti amici anziché rimanere solo. Per questo diventammo tutti amici. Non è bellissimo? La perla e il mostro marino! Adoro avere degli amici! Per fortuna è andato tutto bene! Ce l'abbiamo fatta assieme! Non sarebbe mai stato possibile senza voi, Bloopies! Dobbiamo andare! Oppure faremo tardi! Ci vediamo domani! Ciao, Bloopies! Io vado a dormire! Buonanotte! Buonanotte! A domani! Dolce notte, Shellys! Io porterò la perla della luce al vulcano, così non cadrai in mani sbagliate! Ma io non ho sonno! Vuoi che controlli io? Ma certo! Ora anche tu sei uno di noi! Zarpas, stai attento! Certo che sì! E mi raccomando, non ti addormentare! Sì, sì, ho capito! Buonanotte, Zarpas! Buonanotte, Coralia! Sono il guardiano della perla della luce e la proteggerò giorno e notte da qualsiasi pericolo! Io sono Zarpas! E nulla la porterà via da me! Cos'era quello? Chi va là? Se vuoi la perla della luce, te la vedrai con me! Stai in guardia! In guardia! Guardia! Che super giorno, Shelly! No! Dov'è la perla? Chi l'avrà rubata? Anche Zarpas è sparito! Allora è stato lui! Non ci credo! Zarpas è buono! Ieri abbiamo giocato assieme tutto il pomeriggio! Lo dobbiamo trovare! Andiamo! Lo riuscite a sentire anche voi? Sì! Da dove arriva? Paperelle! Eccolo, è laggiù! Papere di gomma in ogni dove! Papere? Avrà camminato nel sonno fino a qui! È ovvio che la colpa non sia sua! Allora, di chi è? Zarpas, svegliati, piccolo Zarpas! Zarpas! No! Ho fatto un incubo! Avevo la perla, ma dei serpenti l'hanno presa! Così li ho seguiti! Ma c'erano delle paperelle di gomma giganti ovunque! Moltissime! Delle paperelle? Secondo me ha fatto indigestione di caramelle. Serpenti? Papere? Che incubo strano! Ma non era un incubo! Guarda quelle tracce! Dobbiamo andare laggiù! Laggiù? Guarda, ci siamo! Le tracce finiscono qui! Sono di un serpente marino! E nessuna paperella! Andiamo in quella direzione! Io non ho voglia di andare per prima! Ecco, io... non posso lasciare le mie bambole da sole! Io non ho paura di nulla, ma... Eccola! Bene, ho la perla! Un mostro! Attenta! Oh no, la perla si è rotta!
Senza la perla, il mondo marino andrà nel caos! Presto, dobbiamo trovare un riparo! Nuotate, nuotate! Su, nascondetevi! Oh, non ho idea di cosa mi stia succedendo, buonanotte! Oh, ma perché ho così tanto sonno? Non avevo mai visto il vulcano così prima d'ora, eh? Cosa? Che cosa stai facendo? Oh, sono così stanca. Proprio un bel momento per un pisolino. Sarpas! La regina! Senza perla, pericolo. Regina Coralia! Perché tutte le Shellys si stanno addormentando? Le devo aiutare, ma non posso farcela da solo. Ma come fa a russare così forte? Feiris! Feiris? Chi sono? Oh no, che incubo! È tutta colpa mia! Oh, non mi dovevo addormentare! Devo fare qualcosa! Ma... Ah, il Bloopy Toki! Bloopies, venite qui! La perla è stata distrutta e le Shellys non si svegliano più! Aiuto! Aiuto! Mi sentite? Riuscite a sentirmi? Aiuto! Sottomarino, ci riusciremo con le perle speciali. Tentaclus no, non ci potrà fermare. Bloopies, inizia l'avventura! Bloopies! Adoro avere degli amici. Io porterò la perla della luce al vulcano. Oh no! Dov'è la perla? Un mostro! Attenta! Senza la perla, il mondo marino andrà nel caos. Feiris! Bloopies, venite qui! La perla è stata distrutta e le Shellys non si svegliano più! Benvenuti nel mondo delle Feiris! Bloopies, aiutateci! Siamo qui, Sarpas! La perla è andata distrutta e le Shellys non si svegliano! Ah, arriviamo subito! Ma che è successo? La felicità se n'è andata via di nuovo! Sarpas! Dobbiamo aiutarlo! Andiamo al vulcano! Ti ho preso! Andiamo, siamo le più veloci di tutti! Cos'è quella luce? Andiamo, Mimi! Sì, arrivo! Dai, ci siamo quasi! Poverina, non si sveglia più! Cos'è successo? Un mostro marino ha schiacciato la perla! Le Shellys non si svegliano! Coralia mi ha detto Feiris! Feiris? Cosa potrebbe essere? Un dolce segreto? Non lo so! Ora che la regina è al sicuro, dobbiamo scoprirlo! Ho visto una strana luce fuori! Sembrava luce lunare! Non perdiamo altro tempo! Tranquilla, Coralia! Noi ti sveglieremo, te lo prometto! Ma cosa facciamo? Lasciamo la regina qui, da sola! Hai ragione! Sarpas, ti nomino guardia reale! Difenderai la regina da ogni pericolo! Sembra che la regina russi più forte del vulcano. Laggiù! Cos'è quella luce? Io l'ho già vista prima d'ora. Deve essere un segno. Bloopies, seguiamola. Wow! Dove siamo? Ciao, Bloopies, vi stavamo aspettando. Ci avete trovato seguendo la luce, non è vero? Tu chi sei? Oh, hai ragione, che maleducata. Scusami, sono Scarlet, una Fairy. Seguitemi, di qua. Benvenute nel mondo delle Fairies. Ehi, eccole là! Le Bloopies sono arrivate! Ma è fantastico! Questo deve essere il mondo di cui parlava Coralia. E quelle sono le Fairies. Ecco, arrivano! Non hanno le ali. Quindi come fanno a volare? Sono così grandi. Mi piacciono i tuoi capelli. Tu sei molto bello. Ciao. Non disturbate i nostri ospiti. Benvenuti, immagino che abbiate diverse domande. Tantissime, ma per cominciare, chi siete voi? E chi sono le Feiris? Delle fatine, inoltre abbiamo creato le perle. Davvero? Le Shellys ci hanno detto che era stato il vulcano. Noi siamo le dee del mare, il nostro compito è quello di proteggere il mondo marino e i suoi abitanti. Noi siamo lo spirito del vulcano. Ma non ditelo alle Shellys, Coralia è l'unica che sa chi siamo. Shh, Tatiana, parli un po' troppo. Ora ci dovete promettere che manterrete il nostro segreto. Parola di Bloopies. Abbiamo deciso di mostrarci a voi perché dovete aiutarci a salvare il mondo marino.
La perla della luce e la perla dell'oscurità sono importanti per il nostro mondo. Da quando la perla della luce è stata distrutta e la perla dell'oscurità è sparita, l'equilibrio si è alterato. Cosa possiamo fare per riequilibrarlo? Dobbiamo creare una nuova perla della luce e dell'oscurità. L'unico modo per farlo è trovando le 5 perle originarie che sono nascoste nei 5 mari. Quando le abbiamo create, il vulcano ne ha lanciata una per ognuno dei 5 mari in modo che nessuno le potesse riunire tutte. Le dobbiamo trovare per creare una nuova perla della luce e dell'oscurità. Tranquilla, le troveremo e salveremo anche le Shellys. Veniamo con voi. Ma non abbiamo mai lasciato il vulcano. Beh, faremo un'eccezione. Il mondo del mare è in pericolo. Siete pronte? Andiamo, Fairies. Wow! Fantastico! Guardate, è meraviglioso! Wow, incredibile! Nuotiamo meglio così. Sono Tentaclus! Io sarò il re di tutti i mari! Ah, il vostro marino! Hai fatto addormentare le mie amiche e adesso vedrai chi... Nessuno fa male a Zarpas! Mi fa il solletico! È troppo forte! Non possiamo batterlo! Cosa facciamo? Fairies, le bacchette magiche! Aumenta il loro potere! Sembra mi sia appena svegliata! Tocca a te, Ciara! Non batterete mai, Tentaclus! Fairies, aiuto! Eccoci qui! Che cosa mi sta accadendo? Tocca a me! Non ce la farai mai! Il tuo potere è fortissimo! Tutte abbiamo poteri! Oh no, dobbiamo andare! Riposatevi! Domani inizieremo il nostro viaggio per i 5 mari! Ma quale sarà la nostra prima destinazione? Il mare Rubino, per prendere la perla Rubino! Fantastico! A domani! A domani! Sembra che questo sia l'inizio di una grande avventura! Salvare il mondo sottomarino, ci riusciremo con le perle speciali. Tentaclus no, non ci potrà fermare. Bloopies, inizia l'avventura! Bloopies, una nuova missione verso il mare Rubino. Non hanno ancora chiamato. Perché le Fairies non chiamano? E se il mostro marino avesse fatto loro del male? No, Bloopies, sono arrivata! Un mostro marino? Che bello! E tu chi sei? Lei è mia cugina Leila. Ciao! Piacere di conoscerti! Ciao, Leila! Stavate parlando di quella piovra malvagia? Proprio lui! Io voglio provare i miei poteri mistici! Tentaclus vedrà cosa sono in grado... Ok, ok, stiamo calme! La cosa più importante è trovare le 5 perle originarie. Ne abbiamo bisogno per ricreare la perla della luce e quella dell'oscurità. Senza di esse siamo in pericolo e le Shellys non si sveglieranno più! Bloopies, pronta ad andare a caccia delle perle originarie? Conta su di noi, Aurora! Vengo anch'io! Ottimo! Ci sono alcune Bloopies che purtroppo non possono venire, quindi più siamo e meglio è! Sì! È tanto il pericolo della nostra missione e quindi canto una canzone! Buongiorno! Ah, sì? Le Bloopies sono arrivate? Bene! Ciao, Bloopies! Che bello! Vogliamo aiutarvi a trovare le perle originarie! Care Bloopies, cominceremo la ricerca dalla perla Rubino che giace nel mare Rubino. State molto attente perché è un mare vulcanico pieno di bolle di lava. Non mi piace la lava. E Tentaclus? Ci sarà anche lui. Diana e io resteremo qui a protezione del vulcano e delle Shellys. Ma prima che andiate potenzierò i vostri poteri. Wow! Grazie, Aurora. La perla Rubino nel mare Rubino, eh? Quindi, questo ammasso di rocce sarebbe il mare Rubino? Che noia! Sarebbe molto più bello con dei fiori! Ecco fatto! Fa così caldo! So che non si vede perché siamo sott'acqua, ma sto sudando tantissimo! Non fare la brontolona! Io non brontolo! Qualcosa mi dice che siamo in un'area vulcanica che sta per eruttare! Che cosa succede? Ehi! Ma scottano! Attente, queste bolle bruciano! Perché non ce l'avete detto prima? Tatiana, aiuto! Aspetta, arrivo! Attenta, muoviti!
Ne mettiamo un altro qui, anche qui. Sei veramente bellissimo. Nuota, veloce! Cosa stai facendo? Ora tocca a me. Oh, ah, brucia, brucia! Un altro fiore qui e qui. Che bello! Non vedo la perla Rubino da nessuna parte. Userò i miei poteri. Forse posso vedere qualcosa dal passato che ci può aiutare. Oh! Non riesco a vedere la perla, ma vedo un'ostrica rosso brillante. È un segno! È divino! Dobbiamo trovare quell'ostrica. Come facciamo a capire quale sia quella giusta? Ce ne sono milioni! Semplice! La perla brilla in un modo molto, molto speciale. Guardate! Un lampo rosso laggiù! Andiamo! Ah, sono passate da qui! Guardate! Non credo ai miei occhi! L'ostrica della mia visione! Che sia lei! Aiutatemi! Wow! È la perla Rubino! Wow! È bellissima! Grazie per avermi aiutato a trovare la perla Rubino! Che intanto! Dov'è andato? Là, quella luce rossa! Dobbiamo seguirla! Tentaclus! Oh, perché deve bruciare tutto così tanto in questo luogo? Presto! Circondatelo! Lascia la perla! Non puoi fuggire! Ci penso io! Userò i miei poteri mistici! Tornado Marino! Grazie, così sarà più facile per me! Sta scappando! Oltre che scottarmi, devo anche occuparmi di te! Brucia! Non riesco a tenerlo con i miei tentacoli! Devo pensare a un altro piano! Sì! Tornerò! E come la prendiamo? È troppo calda! Claudette! Lasciate fare a me! Oh, fantastico! L'abbiamo presa! Missione compiuta! Meraviglioso! Abbiamo già trovato la prima perla! Ora ne restano solamente quattro. Le nostre amiche Shellys si sveglieranno presto e l'armonia tornerà nel nostro mondo. Grazie dell'aiuto, Bluefish! A presto! A domani! Ciao! Salvare il mondo sottomarino. Ci riusciremo con le perle speciali. Tentaclus no, non ci potrà fermare. Bluebees, inizia l'avventura! Bluebees. Il mare smeraldo e l'armata delle meduse. Sono Tentaclus! Oh no, lasciaci andare! Lo chiameremo? Sta indietro, Tentaclus! Super Audrey è arrivata! Oh no, Super Audrey! Prendetelo! Grazie, Super Audrey! Hai battuto Tentaclus! Magari fosse così semplice batterlo! Le Fairies non hanno chiamato! Ehi, Bluebees, ci servite per la missione nel mare smeraldo! Addio! Ciao! Eccoci! Guardate, Fairies, lei è Audrey! Ciao! È un'amica di scuola, verrà con noi! Avevi ragione, sono così carine! È un piacere, Audrey! Tatiana ha individuato la perla nel mare smeraldo! Secondo la mia visione, si trova sulla sommità di una pianta gigantesca! Una pianta? Solo i più coraggiosi e determinati saranno in grado di affrontare l'immensità del mare smeraldo! Vado io! Anch'io! È soltanto una pianta! È più di questo! Non è una semplice pianta, è protetta da una grande armata di meduse. Wow! Bene, se lo metti così, io farò la guardia al vulcano. Mi offro volontario. Anche io. Proteggerò le Shellys che dormono, qualcuno dovrebbe farlo comunque. E chi è meglio di Super Audrey? Va bene, Audrey, ma prima potenzierò i tuoi poteri. Wow! Ora sono davvero Super Audrey! Leila, Luna, state qui e fate la guardia alla perla Rubino. Sweetie, Mimi, Lovely e Siara andranno al mare smeraldo. Sì! Tatiana, Claudette, Valeria ed io verremo con voi. E ricordate, la perla è sulla punta di un albero marino. Dovrete essere caute con le meduse e stare particolarmente attente a Tentaclus, nel caso si facesse vivo. Wow! È
Concentratevi, dobbiamo trovare la pianta. Guardate, deve essere laggiù. Già. Dove c'è quel raggio verde? Sì, sì. Dov'è Lovely? E questo colore è pazzesco, non credete? Lovely! Arrivo! Scusa, è solo che è davvero bello. Questa volta sarà veramente facile. Oh, il mio occhio! Non riesco a vedere! Qui, presto! Guardate, la perla smeraldo è lassù! Sì, e anche l'armata delle meduse! Oh, che paura! Aspetta, Poti! È impossibile raggiungere la perla con quelle meduse a fare da guardia! Potrebbero pungerci! Oh. E se le allontanassi con i miei poteri? Sì, è una bellissima idea! Ma sii prudente, i tuoi poteri adesso sono aumentati! Potresti danneggiare la perla e ferire le meduse! Non preoccuparti, sarò delicata! Sì, sono andate! Prendiamo la perla! Che imbranate! Che ridere! Aia! Che botta! E ci hanno quasi punte! Presto, dobbiamo farci venire un'idea per distrarre le meduse! Non so cosa fare! Luci accecanti! Sì! Sta funzionando! Presto, Bloopies! Ora! Veloci! Tentaclus ci sta raggiungendo! Forza, più veloci! Ha, prendi questo! Ti ha ordinato una padella di mare! Eccola! Oh, scusa, Cory! Non è leale! Sì! Arriverà per primo! Presto! Andiamo, ci siamo quasi! È mia! Non ci pensare nemmeno! Sì! No! Beh, alla fine non è stato così difficile! Oh-oh! Che cosa facciamo adesso? Siamo circondati! La prenderà! Ferma dove sei! La perla non è tua! Vieni qui da Tentaclus, mia cara medusa! Abbracciami! Che grande idea, Valeria! E poi Tentaclus, boom! E Ciara, e la medusa, e Valeria, Non ho capito niente, abbiamo vinto o no? Ma certo, abbiamo la perla! E credo che Tentaclus rimarrà impegnato per un po'. Tentaclus ti ama tanto! Salvare il mondo sottomarino, ci riusciremo con le perle speciali. Tentaclus no, non ci potrà fermare. Bloopies, inizia l'avventura! Bloopies, i misteri del mare Agatha. La perla della luce è distrutta e l'equilibrio se n'è andato. Ora le Shelly dormono tutt'oggi. Le perle originarie noi troveremo. Ma Rubino, Mar, Smeraldo, ne mancano tre. No, non lo so. Devi solo trovare il tuo stile. Bloopies, Fairies, abbiamo una missione. Dobbiamo raggiungere il mare Agatha e cercare la perla. È un mare desolato e agitato, soprattutto adesso. Senza la perla della luce e dell'oscurità è tutto un caos. Aurora e io resteremo per proteggere le Shellys e le perle. Ci sono volontari? Io resterò con le Shellys. Io con le perle. Ed io resterò con loro. Buona fortuna! Meraviglioso! Portatemi dalle perle! Ma è gigantesco! Dove saranno le perle? Non vedo nessun raggio di luce! E se chiedessimo a qualcuno? Non succede niente, non c'è nessuno qui! Ho la sensazione che qualcuno ci stia spiando! Che sia Tentaclus! Qualcuno ci spia! Sarà un'illusione! Non faremo! Che succede? Spero non sia Tentaclus, ti prego, fa che non sia Tentaclus! Ah! È un gruppo di mante selvagge! Riparatevi! Noi non riusciamo a capirti! Ah, mi è venuta un'idea! Ciao, piccolina, va tutto bene? Ci siamo perse, stiamo cercando la perla Agatha!
Sta dicendo che la leggenda narra che la perla Agata si trovi alla fine del deserto, dove nessuno si è mai spinto, nemmeno i più forti. Dobbiamo attraversare il deserto per vedere il bagliore della perla Agata. Ah, dimmi! Grazie, amica! Bloopis, dobbiamo restare unite, non dobbiamo separarci. Solo assieme potremo trovare la perla. La troveremo! Fa così caldo! Il mio abito di neve si scioglie! Ah, cos'è quella cosa bianca? Laggiù in quella conca! Oh, adesso, Farima, sul serio! È la perla! Ne sono sicura! Audrey, teletrasportaci là! Non posso! Non ci sono mai stata prima! Allora dobbiamo andarci! Non c'è tempo da perdere! Le ho in pugno! Tranquilla, Margot! Troveremo un altro modo! Oh no! Attenzione! Da dove arrivano quelle rocce? Dai! Andiamo! Cercate la mia perla! Io sono un genio! Non così veloci! Sì, brave! Portatemi alla perla Agata! Forza, più veloci! Ovest, siamo quasi arrivate, ma siamo stremate. Non riesco neanche a cantare. Qualsiasi cosa accada, ricorda cosa ha detto il cucciolo di Manta. Dobbiamo restare unite. Andiamo! Ecco, ci siamo quasi! E ora cosa facciamo? Ehi, Lynn, dove stai andando? Attenta, Audrey! Cosa? Oh, no! Ti ho presa! Anche io! Ah, vi ringrazio! Facciamo una catena! Sono quasi dall'altra parte! Leila! La perla Agata brilla ondate! No, più sentimento! Che cosa vuoi? Sono così male! Oh, no! Leila, aiutaci! Tenete duro! Ancora un altro po'! Ci siamo quasi! Forza, andiamo! Ce l'abbiamo fatta! La manta aveva ragione! Dovevamo restare unite! Guardate, Bloopis! La luce! Dai, andiamo! Questo non era il piano! Cosa state guardando? La perla! E quelle alghe? Non saranno velenose? Faccio io! Assieme abbiamo trovato la perla. Unite mai potremo perderla. Wow, che grande avventura! È vero! Hai appena trovato il tuo stile. Abbiamo già tre perle, ne mancano ancora due per svegliare le Shellys. Noi andiamo, domani cercheremo un'altra perla. Ci aspettano altre avventure. Ciao! Avete visto Tentaclus? No, è strano, chissà che cosa starà facendo. Dove sono andate? Aiuto! Arriva le Fairies, per aiutare le Mermaids. Dobbiamo salvare il mondo sottomarino. Ci riusciremo con le perle speciali. Tentaclus no, non ci potrà fermare. Inizia l'avventura! Mare ametista, i nostri poteri non funzionano! Perché le Fairies non chiamano? Ci stanno mettendo troppo! Ovvio, perché chiamano sempre quando meno te l'aspetti! Ciao, Bloopis! Sei così felice, Luna! Già! Mancano solo altre due perle per risvegliare le Shellys! Non cantiamo vittoria, le dobbiamo ancora trovare! Non è ancora finita! Le troveremo! Bloopis è pronta ad andare al mare ametista in ricerca della prossima perla! Andiamo! Grande! Tutte quante! Sono quasi riuscite a trovarle tutte quante! Ma oggi la perla sarà mia! Riuscite a sentire l'energia? Il mare ametista è un mare molto potente! E questa è una cosa buona o no? Senza la perla della luce e dell'oscurità nessuno sa come reagisce il mare! Adesso capisco! Guarda! Che cos'è? Sembra... la perla! Visto? Facilissimo! La corrente è fortissima! Aurora, riesci a fermarla? Non posso! I nostri poteri non funzionano allo stesso modo in questo mare! E come facciamo a prendere la perla? Non preoccuparti, troveremo un modo! Sì! La perla ametista è mia! Tentaclus! Ah, sì!
una parte all'altra. Il mare ha creato un labirinto di correnti per proteggere la perla. Dividiamoci e troviamo un modo per arrivare. Andiamo! Questa è l'unica corrente che porta all'interno. Sono sicura che ci farà arrivare alla perla. Luna, non credo che sia una buona idea. Io ho tanto freddo. Ok, ok. Vado io. Andiamo assieme. Mi raccomando, stiamo tanto. Dai, proviamoci. Qualcuno mi aiuti. Oh no, tiratemi fuori di qui. Questa corrente calda ci sta portando su. Ma non è abbastanza forte per farci arrivare alla perla. Abbiamo trovato una corrente che porta all'interno. Ma non arriva alla perla. Quindi cosa facciamo? Non molliamo. Riproviamoci. Ce la possiamo fare. Perché non sta urlando? È così rilassato. Sembra quasi abbia capito come usare le correnti. Giusto! L'unico modo per arrivare alla perla è imparando ad usare le correnti, come fa lui. No, un minuto! Tentaclus arriverà alla perla prima di noi! No, no! Luna! Dov'è Tentaclus? Lì davanti a te! Un'altra corrente! Sento caldo e freddo allo stesso tempo! Non credo di riuscirci! Luna, tieni duro! Giusto! La temperatura! Le correnti calde ci possono portare verso l'alto. Con quelle correnti possiamo cambiare direzione. E quelle fredde ci portano verso il centro, vicino alla perla. Luna, io so come fare! Trova una corrente fredda per arrivare più vicino alla perla! Corrente fredda! Ecco! Ora salta nella corrente calda! Sì, bravissima Luna! Grande, puoi farcela! Ci sono quasi! L'ho presa! La perla ametista! Tentaclus, non toccarla! Davvero credete di battere Tentaclus con la perla ametista? Io sono più vicino a controllare il mondo marino! Che cosa succede? Vieni qui! Aurora, i tuoi poteri! Abbiamo di nuovo i poteri! Sì, farò il possibile per proteggere il mondo marino! Sì, il mare è dalla nostra parte! Ce la faremo! Prendiamo Tentaclus! Andiamo! Certo! È mia! Soltanto mia! La mia perla! Non mi prenderete! Tentaclus, dacci la perla! No! È mia! No! La sto perdendo! L'ho presa! Ritornerò! Non credo proprio! Oh! Eccone ancora una! Ormai le abbiamo quasi tutte! Sì, Luna, hai ragione! Ce la faremo! Troveremo l'ultima perla e risveglieremo così le nostre amiche Shellys. Sì, e noi lo faremo assieme. Sì! È